di arance. Necessaria di agrumi, cioè, di agrumi, sì, non di arance. Possono essere mandarini. Anche il... Sono entrato in contatto con il mondo del gas. Ho mandato una mail a tutto l'elenco dei gas che ho trovato sul sito di Rete Gas, raccontando un po', io sono questo così e così, vorrei continuare a fare l'agricoltore, se vi interessa acquistare i miei prodotti. Quella comunicazione è stata efficace e quindi hanno cominciato ad arrivare le prime richieste di prodotti e immediatamente, anche per avere un po' la gamma, ho cominciato a coinvolgere altri produttori. Ero io che commercializzavo i prodotti anche di questi amici e sostanzialmente compravo da loro e vendevo i gas, quindi svolgevo un ruolo formalmente da commerciante, sostanzialmente no, per cui ho cominciato a dire: ragazzi, ma qua facciamo un consorzio, facciamo qualcosa, facciamo una cooperativa, insomma. Ci sono voluti un paio di anni a convincerli e poi finalmente nel 2007 è nato il consorzio. Quando ho iniziato questa attività vendevo, avevo messo nel listino tutti i prodotti che c'avevo qua dentro e quindi sì, le arance principalmente, però naturalmente siccome la cosa ha cominciato a funzionare bene, e i miei prodotti molto presto non sono bastati più quasi il nostro listino, abbiamo 200 prodotti. È un'associazione culturale nata per promuovere la costruzione della rete di economia solidale in Sicilia. All'associazione si partecipa come persone, ma anche ci sono anche gas che sono associati o altre associazioni e così via. È un insieme che racchiude anche le Galline Felici, ma non solo produttori agricoli, ma anche artigiani del riciclaggio o aziende agrituristiche. Arcipelago racconta un progetto molto più complessivo, è la formula che abbiamo trovato per utilizzare la credibilità delle Galline Felici per tirarsi dietro tutti gli altri. Arcipelago Siglia nasce per facilitare l'entrata su, chiamiamolo così, il mercato di produttori fino a quel momento esclusi. Ma la cosa molto interessante è che stanno entrando molti giovani, stanno capendo che non solo stiamo facendo una cosa, insomma, economicamente significativa e una delle poche, insomma, oggi fattibili in questo contesto. Noi siamo molto conosciuti in Italia per l'efficienza, cioè nel senso che ci teniamo a questo aspetto, no? L'altra economia deve battere anche in efficienza, puntualità, precisione, però contemporaneamente con grande idealità, riuscendo a fare queste belle cose, cioè l'idea che con le tue energie, con le tue risorse puoi sostenere la crescita della concorrenza, è una cosa che è fuori proprio dagli schemi, cioè. È fuori dagli schemi, ma funziona, cioè la speranza supportata da alcuni risultati economici di poter andare avanti, mentre qua il ragionamento più diffuso tra gli agricoltori siciliani è: abbandono oggi o abbandono domani? Incontra e conosce qualcuno che agisce senza aspettare nessuno, forza nei piedi.